Per attirare clienti e aumentare il tuo fatturato devi distruggere la bolla che ti sei costruita attorno. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei Sarti del Web. Io sono Rebecca Guardianelli, il mastino del web. Che oggi ci parla di un rischio, un pericolo davvero concreto. Nello specifico? Nello specifico, un errore che rischia di distruggere i tuoi tentativi di comunicazione. Perché è giusto provare a fare comunicazione online, ma bisogna sapere come muoversi nel modo giusto. Il problema è che là fuori vedo la maggior parte degli imprenditori e imprenditrici fare quasi sempre un errore che è in grado di distruggere l'efficacia di qualsiasi tipo di messaggio che tu stia cercando di dare ai tuoi clienti. Di quale errore parlo? Parlo del restare nella bolla professionale, quella che bolla c'è. Con 3B, proprio perché è grossa, è densa ed è fastidiosa la bolla. Esatto, cioè, è proprio che è terribile, cioè ti intrappola, ok? Tipo il criceto dentro la sferetta di plastica, ecco, cioè nella bolla quella che si può scoppiare in un attimo, perché è la bolla dentro la quale ti trovi ogni giorno. Infatti adesso ti spiego esattamente che cosa intendo quando ti parlo di bolla professionale. La bolla professionale non è altro che l'insieme di termini che utilizzi tutti i giorni, le persone che per te sono dei VIP, cioè delle persone famosissime del tuo settore, che però chi è fuori dal tuo ambiente non conosce, e le abitudini che nascono dal tuo ambiente lavorativo. Mi viene in mente, per esempio, chi lavora nell'ambito della panetteria oppure della pasticceria. Io ho un amico panettiere a cui a volte chiedo consigli per le mie preparazioni e mi parla di termini che io, che cucino da casa e non ho un forno professionale, non utilizzo apparecchiature professionali, termini di cui non capisco niente, cioè mi trovo spesso in difficoltà. Faccio un esempio che mi è successo tempo fa, ma mi ha proprio fatto capire quanto è profonda questa cosa. Ho incontrato questo medico donna, specializzato in medicina. Questa signora era molto più anziana di me, nata e cresciuto in una famiglia di medici, però poi è scelto la magistratura, l'avvocato, e mi parlava di termini medici, cioè di tumori, malattie, usava il latino, usava termini specifici, specialistici, e io dicevo, uno, non possiamo comunicare questa roba, due, non sto capendo un cazzo. E lei, ma come non capisci? E questa è cultura generale, marameo, cioè, cultura generale, no! Era proprio impossibile per lei capire questa cosa. Io lo vedo anche, per esempio, nel lavoro con i Sarti. Noi semplifichiamo la nostra comunicazione perché è il nostro lavoro, però a volte tendiamo a utilizzare dei termini tra di noi che per noi sono la norma, oppure magari mi capita di essere fuori con delle persone e parlare di personaggi che sono molto famosi all'interno del nostro ambiente, che chi non è nel nostro ambito difficilmente conosce. Ed è un difetto della bolla professionale. Quindi la bolla professionale è dove tu sei tutti i giorni. E qui c'è il problema, perché la maggior parte degli imprenditori e imprenditrici è convinto che la sua bolla professionale sia molto più grande di quello che è. Ma in realtà non è così. I termini che utilizzi ogni giorno, le espressioni, le abitudini anche, per esempio, di gestione del tuo prodotto o servizio, nella maggior parte dei casi sono completamente ignote ai tuoi clienti. Ti prendo un esempio che è successo qualche mese fa. Ho comprato una borsa in pelle e il modellista, so che è un esperto dell'argomento, e ho chiesto come fare a togliere l'odore e lui mi ha risposto usandola. E da una parte, cioè, per lui evidentemente io ho detto una grandissima banalità, per me che non avevo mai avuto una borsa di pelle, cioè conoscere questa cosa è stata una scoperta incredibile. Questo perché io non faccio parte di quella bolla professionale, non conosco l'ambiente del trattamento dei prodotti in pelle. E la stessa cosa vale per i tuoi clienti, cioè il tuo cliente da solo non è in grado di capire perché magari il trattamento estetico della tua azienda è superiore rispetto a quello della tua concorrenza. La persona che compra i tuoi prodotti fatti a mano non sa tutto il lavoro che si trova dietro. E quindi questo è un enorme problema, perché significa che non capisce quello che c'è dietro il tuo lavoro. E se tu glielo spieghi parlando con termini della tua bolla professionale, non ti capirà. Quindi ti riprendo l'esempio del parrucchiere perché è molto chiaro. Se tu vai da una persona e dici i miei prodotti sono senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti aggiunti e non contengono il glicerolo, ti faccio esempio perché io non faccio parte della lavoro professionale del mondo dei parrucchieri, il tuo cliente non ti capirà e non capirà perché deve scegliere te e non magari lo stesso parrucchiere della catena che ha il negozio a fianco al tuo e che propone lo stesso taglio a 10 euro in meno. Si metterà a dire vado da quell'altro. Perché restare all'interno della tua bolla professionale non fa altro che generare confusione e indecisione. E la mente confusa e indecisa è la mente che non compra.
Faccio un altro esempio di un ambiente estremamente tossico, anzi due. Uno tossicissimo è quello nautico. In nautica si usano tutta una serie di termini. Mi ricordo la celebre scena di Fantozzi che il direttore dice «Cazzi la randa!» e Fantozzi si prende una corda e se la mette fra le gambe, no? Tutti ridono, ma sono termini che sono astrusi, sono assolutamente alieni alla stragrande maggioranza. Quindi chi è in nautica, chi compra navi, chi vende navi, in genere tende a tenere fuori nuovi clienti con un tipo di comunicazione molto settoriale, estremamente specifico, solo per persone che conoscono già quel mondo. Ma la stessa cosa per le moto. Ok, ho un amico che è andato a comprare una moto, la sua percezione è stata che si è trattato male in concessionaria, perché le persone gli parlavano direttamente, quando capivano che lui non capiva i termini, lo deridevano, tra virgolette, che può essere anche una cosa bonaria, ma tu immaginati un cliente che viene lì, che vuole spendere soldi e si sente respinto. Cioè, già che non è facile in questo periodo storico, ok? In più, questo è un atteggiamento che respinge i soldi, rendene conto il prima possibile. Sì, quindi elimina il concetto di bolla professionale, vai a ripulire il modo in cui comunichi con i clienti. Che adesso che abbiamo capito che la devi far scoppiare, che cosa devi fare? Partire dall'ABC del tuo settore e diventare il punto di riferimento delle persone che si rivolgono a te. Se tu impari a comunicare partendo da quelle che per te magari sono anche delle banalità, le persone non potranno più fare a meno della tua azienda. Ti riprendo l'esempio sempre del prodotto in pelle, perché dietro il mondo dei prodotti in pelle c'è tutta una serie di cure, attenzione e trucchetti per far durare più a lungo i prodotti. Magari per te è banale dire che il prodotto va curato con una cera speciale. Il tuo cliente nel 99,9% dei casi non ha idea di dover fare questa cosa. E se tu fai un video oppure un post in cui dici quando compri il prodotto in pelle devi aggiungere questa cosa perché ti permetterà di far durare quel prodotto più a lungo, diventi il suo migliore amico, cioè diventi il salvatore. Ma questo vale per veramente qualsiasi settore. Parti dall'ABC, parti da quelle che per te sono banalità e nella maggior parte dei casi ti assicuro che questo sarà abbastanza per distinguerti da tutta la concorrenza, per trasformarti nel faro dei tuoi clienti che verranno da te perché li hai aiutati e saranno più sicuri quando si tratterà di comprare da te. C'è anche un secondo vantaggio nel partire dall'ABC del tuo settore: aiutarti a giustificare il prezzo del tuo prodotto o servizio. Ti riprendo l'esempio del parrucchiere. Se tu magari offri un servizio che costa 10, 20, 30 euro in più rispetto alla media, ma lo fai perché utilizzi dei prodotti particolari che lasciano il capello in un certo modo, che aiutano il mantenimento del colore oppure del taglio per più tempo, e lo spieghi partendo dalla base che c'è dietro quel particolare prodotto o quel servizio che utilizzi, le persone saranno più contente di spendere da te. Ricordati sempre che noi tendiamo a comprare in maniera irrazionale, ma la giustificazione dietro l'acquisto deve essere razionale. E noi abbiamo bisogno di trovare un modo di giustificare i nostri acquisti. Più tu fornisci spiegazioni chiare al tuo cliente, parlandogli terra a terra, parlandogli in una maniera che per lui sia facile da capire, più quella persona si sentirà motivata a comprare da te, perché avrà un sacco di motivazioni razionali per spendere i suoi soldi nel tuo prodotto o servizio. Quindi scoppia la bolla e aumenta le vendite. Questo è il concetto di base, questo è il concetto chiave. Trova il modo di uscire dalla tua bolla professionale e avrai la chiave per riuscire a vendere a dismisura il tuo prodotto o servizio. Però sapere da dove partire non è facile e per questo motivo noi Sarpi ti offriamo la possibilità di parlare con un nostro consulente per capire qual è l'1% differenziato della tua azienda e come spiegarlo ai tuoi clienti per spingerli a comprare da te. Ad esempio, potrebbe essere che qualche termine della tua bolla può essere utile per allontanare i perdi giorno e avvicinare solo le persone davvero interessate. Ma come fai a sapere qual è? Non è che puoi andare a caso e cominciare a comunicare e poi quale funziona, quale no. È un qualcosa di complicato, è per questo che ti servono persone che hanno tutto il giorno il polso della situazione e lavorano con strumenti che ti permettono di capire il tuo cliente cosa guarda, cosa cerca, dove clicca, quali sono le parole con cui sta decidendo cosa comprare. Ok, questo è letteralmente oro per le aziende italiane e non. Tutto quello che devi fare per prenotare la tua consulenza è andare su isartidelweb.it/tutor, ma affrettati perché A, non ci sono a disposizione un numero infinito di consulenze, B, perché devi arrivare prima della concorrenza se il tuo obiettivo è diventare il leader di riferimento del tuo settore.
Molto bene Rebecca, grazie mille per la tua presentazione. Speriamo che chi ci ha seguito abbia compreso l'importanza di bucare la propria bolla per raggiungere finalmente i clienti invece che allontanarli. Ti ringrazio per averci seguito sin qui, noi siamo i Sarti del Web e ci occupiamo di aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa in più su di noi? Ci trovi sui sartidelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao! A presto!